Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sinceramente non ci credo, cioè a me sembra che debba arrivare qui ad allenarsi da un momento all'altro. Spero solo che in quel momento fosse felice, anzi ne sono sicuro. Il sorriso di Filippo Bari in quel selfie inviato ad amici e parenti poco prima della tragedia sulla Marmolada racconta più di mille parole. A parlarci di lui con incredulità e affetto è Giuliano Viale, che insegna Wing Chun Kung Fu. Filippo, 27 anni, una delle vittime accertate del disastro, è stato per anni suo allievo e amico. Siamo sconvolti dalla notizia, insomma, perché per noi era un fratellino. Era un grande appassionato di montagne e di sport in genere, nonché di musica. Gli piaceva fare un sacco di cose. Un talento eccezionale. L'unica cosa che poteva fargli saltare appuntamenti importanti con il Kung Fu era suo figlio e la sua famiglia. Ha restituito anche il corpo di Tommaso Carollo, 48 anni di Tiene, e quello di Paolo Dani, la guida alpina che era in testa alla cordata. I social sono pieni di messaggi di amore e gratitudine per quanto ha saputo donare dalle sue adorate montagne. Per molte ore a Cittadella era circolata la notizia che anche Davide Miotti fosse tra le vittime identificate. Lui sulla Marmolada c'era salito con la moglie, Erika Campagnaro. La famiglia, con i loro figli, chiusa nel silenzio di questa villetta, ripete che non c'è nulla di ufficiale. Ma intanto, nel negozio che Davide gestisce a Belvedere di Tezze, specchio della sua immensa passione per la montagna, qualcuno ha già deposto un fiore. Buono, di animo gentile, di altri tempi direi, con la gentilezza d'animo che aveva. Mentre faceva la guida alpina, lui ha una passione per l'arrampicata e portava gente anche, lui era bravo, insomma, era un professionista bravo, coscienzioso, molto molto attento, per niente spericolato. Io la conoscevo già da tanti anni, insomma, e aveva questo sorriso bellissimo, un dispiacere enorme veramente.